Nasce il primo supereroe abruzzese, Super-A, un uomo di roccia come simbolo di una terra che vuole rialzarsi più forte di prima e che debutta a Teramo in occasione di una manifestazione promossa dalla CNA di Teramo in collaborazione con l'associazione Music Show Production dal titolo L'Abruzzo supera tutto, nel ricordo di Armando Centore, un collega scomparso prematuramente. In piazza per superare tutto. E come possiamo superare tutto? Beh, innanzitutto con un evento solidale come questo e soprattutto coinvolgendo quante più attività possibili. Nel caso specifico noi abbiamo voluto dare risalto ai commercianti di Castelli, agli artigiani di Castelli che sono stati seriamente colpiti dal terremoto, hanno i laboratori inagibili, per cui sicuramente questo è un modo per rinascere. Un altro modo è quello di rivitalizzare il centro storico, che sta soffrendo sicuramente tanto, e dunque ci hanno dato una mano anche Bricofer con i laboratori per i bambini, la protezione civile che fa l'open day, dunque i castellani che ovviamente esporranno le loro opere tutta la giornata per arrivare fino alla sera, dove poi ci sarà uno spettacolo musicale, e abbiamo inserito tutti quelli che sono i musicisti della zona più valenti e più rappresentativi. L'obiettivo di questo evento è stato quello di rivitalizzare la città di Teramo e dare nuovo vigore ad uno dei settori artistici più importanti della provincia, come la ceramica di Castelli. Castelli è in profonda difficoltà e non potrebbe essere diversamente, in considerazione di tutti i pugni che ha e che abbiamo subito, come diceva lei giustamente, però altrettanto giustamente diceva, noi dobbiamo ripartire dall'eccellenza, un'eccellenza teramana e abruzzese, sicuramente Castelli e l'artigianato che i ceramisti ancora oggi esprimono. Avete delle difficoltà a produrre in questo periodo? Sicuramente sì, perché ci sono laboratori inagibili, quindi diversi artigiani hanno proprio difficoltà oggettive nel realizzare e anche nel vendere, perché tanti hanno i negozi inagibili, però ci siamo organizzati, abbiamo messo a disposizione delle strutture per poter permettere almeno agli artigiani di continuare a vendere quello che ancora avevano in deposito. Poi stiamo portando avanti una operazione con Caritas, che è Caritas Teramo, che realizzerà una struttura per i nostri ceramisti per permettere appunto in questo periodo che poi sarà di ricostruzione di poter vendere. Super-A è stato poi stampato anche su delle t-shirt, testimoni dell'iniziativa i ragazzi del volo, che hanno autografato delle magliette che verranno poi vendute all'asta e il cui ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile Gran Sasso.